ecco perché, come dico io anche ai ragazzi, i tre cattivi ebbero una carriera strepitosa, come una favola, invece le tre persone buone morirono orrendamente. Ed ecco perché Isabella, cioè cangiamo il grande Benedetto Croce, ha dovuto attendere la bellezza di 4 secoli per essere riscoperta. Venne qua nel 1928 il grande Benedetto Croce, ufficiale di Alonso Basolo, la didascalia del governatore spagnolo della provincia di Basilicata. E qui c'è in spagnolo a carico, è la situazione per cui lui si era rifugiato a Benevento. Si era rifugiato a Benevento perché era una terra dei pontefici, quindi garantiva l'immunità penale, però veniva ogni tanto a trovare la moglie e tre figli a Bollito, nel castello di Nuova Siri di Bollito. Ecco perché subito con la terra della Bollita, quindi di Nuova Siri, dove trovare la signora Antonia Caraccio, la moglie di Castellano Sandoval de Castro. E qui c'è addirittura la motivazione, il momento per cui avvenne quell'orribile omicidio. Naturalmente questa relazione parla solo dell'omicidio di Diego Sandoval de Castro. Perché? Perché dell'omicidio di Isabella non si interessò nessun magistrato. Non potevano perdere tempo perché era un delitto soltanto d'onore. Rientrava nel codice d'onore, quindi non avevano, diciamo, l'immunità. Non meritavano nessun giorno di carcere, nessuna pena. Invece, con il delitto di Diego, da diritto d'onore si trasformò in delitto politico contro la corona aragonese. Ecco perché si mossero subito i soldati e il magistrato spagnolo. Qui c'è proprio diciamo, il momento, la motivazione dell'orrenda strage. Si diceva che i fratelli avessero ammazzato o fatto ammazzare, che si diceva che Vito Donnino aveva festeggiato, cioè aveva festeggiato una sorella, perché il barone del diritto barone, perché il barone non era più Giovanni Michele, il papà, ma era Marcantonio, il fratello naturale, il primogenito maschio di Giovanni Michele. E qui, come avvenne il agguato, nel bosco di Noè, dove qua vicino, c'è scritto un bosco di potrelli, dove si trovavano, e dopo le campagne fatte, lo che appoggiavano per sistemare gli arcabuci, gli arcabuci si sistemavano su tre piedi, è un italiano molto arcaico, e passando, il peso Diego, gli furono tirati tre arcabuci, tre colpi di arcabuci. All'occhio, uno gli diede l'occhio, l'altro cigno, la tempia e l'ultimo alla nuca, perché dice li fu tirati dalle spalle, gli diede la metà, cioè la metà del collo e gli sciò dalla banda dei Nande, una cosa bella tragica, una cosa un po' truculenta. Ecco perché, insomma, molto precisa questa relazione, perché sappiamo come è venuto, diciamo, dove è stato colpito, attinto, il povero Diego Sandoval de Castro. Quindi Croce, ovviamente, fece trovare. Diciamo, commissionò all'amico Nino Cortese, devi trovare l'archivio di Natale in Spagna, devi trovare l'archivio generale di Simancas, devi trovare la relazione sull'omicidio del De Castro. Riuscì a reperirla, e ecco perché la storia di Grazia. E poi, ovviamente, avrebbero fatto anche altre mostre di immagini di sacra sempre nell'oblio, è di un nipotino, cioè del figlio di Camillo, Marco Antonio di Morra, famiglie nobilissime, devono restare perché è latino, ovviamente tradotto nella nostra lingua. Vedete, Domenico Roncaglioli, 1629, cioè 84 anni circa dopo la morte, questo è lo stemma anarchico della famiglia Morra. Quindi Camillo tramandò, quindi, questa, almeno questa sensibilità di tramandare la storia della sorellina, al primo centro, ma voglio raccontarti questa, voglio narrarti la storia della nostra famiglia e soprattutto un capitolo lo devi dedicare a una tua pazienza che è stata una sfortuna che puoi essere papà oggi, il vento palestinese. E qui dice, dove possiamo trovare le poesie? Nell'archivio giudiziario di Napoli, perché furono queste sicuramente trovate qui dai soldati aragonesi e poi conservate perché devono essere le prove nel processo che si tenne a Napoli. Attenzione, quindi loro furono condannati alla morte, ma solo formalmente perché in contumacia, come si suol dire, in assenza di imputato. Però formalmente si condannano, ma sostanzialmente ottennero l'asilo politico dal padre, dal re di Cosimo II a Parigi, quindi evitarono la pena di morte, la pena capitale. Quindi ottennero questo beneficio dal padre, diciamo, di Cosimo II, delle ottime referenze del papà. E quindi dice, ecco perché Camillo, che fu di stimolo, quindi abbastanza terribile, come dico sempre, può darsi pure qualche piccolo ricambio ci possa essere, però attenzione, la storia è assolutamente leggera, perché non è assolutamente un romanzo, una fiction, come pensano molti, molti visitatori che vengono qui nel nostro castello. Ecco perché questa è la fonte fondamentale. Poi,
ci sono conservato. Questo dovrebbe essere alla Biblioteca Nazionale di Napoli, penso, anche se c'è una copia alla Biblioteca di Matera. C'è una copia alla Stigliani di Matera, sì, la copia. E una copia ce l'ha anche il Biblioteca di Matera, insomma, è abbastanza raro questo libro. Però per essere precisi, le prime tre rime di Isabella sono state stampate nel 1552, cioè 7 anni dopo, da questo editore Gabriele Cialdini. 7 anni dopo, quindi le prime tre rime, insieme da illustri rimatori e signori, insomma, rimatori e rimatrici del Regno di Napoli. Però il, diciamo, il canzoniere completo, 13 rime, 10 sonetti, i tre canti sono stati pubblicati in questo libro fondamentale di Marta Cianciacquarta, quindi a Napoli. Il sole dei parchi letterari, come giustamente dovrebbe essere presente. Nella sostanza, è vero. Perché dice perché voluto venire qua? Che cosa lei in luogo della quindi Benedetto Croce viene qui perché per respirare quell'aria che di quel luogo, per vedere i luoghi che ispirano le poesie di Isabella. Questo è un parco letterario, c'è un luogo, sono i luoghi che ispirano. Stavo citando. Allora, e Dio voluto recarmi in questi luoghi dove fu vissuta questa breve storia e cantata questa dolorosa poesia, per interrogare tutte queste cose che assistettero come muti testimoni alla tragica vicenda. Isabella rimase affascinato, incantato, anche il cuore da questi luoghi. Scusa, perché non sono cangiati nell'aspetto. E non sono cangiati nell'aspetto rispetto a questo. E se la locale, la mente non ha più bilancio di vocazione. Sì. No, perché questa è l'essenza. Nei luoghi, io respiro quell'atmosfera e posso cogliere l'immediatezza dell'ispirazione del piazza. In questo senso è un precursore dei parchi. Per sé, attenzione, nel 1928, Croce, ribadito il nostro presidente, gli ambienti erano molto simili, cioè i luoghi della natura circostante.